Nunzio, io sono dispiaciuto che c'è un rimbombo qua alla galleria di Via Colletta. Io sono dispiaciuto perché sono ormai le ultime puntate, gli ultimi sgoccioli. Cioè, non sei anche tu un po' dispiaciuto, Nunzio? Sì, quest'anno è andato così col coronavirus, con lo Skype, vabbù, diciamo che ci rifaremo il prossimo anno. Buongiorno! Anche senza microfono posso parlare oggi. Posso parlare senza? Vincerò, vincerò! Si è crollato il ponte, hai visto? Col mio do di pet, no, era la spazzatrice. Buongiorno amici di Chicchirichì, buongiorno a tutti, buongiorno Nunzio, complimenti, i nuovi occhiali. Ma gli occhiali ce l'hanno il nasello o lo so senza nasello? Ma quelli tuoi. Ah, sono come quei miei. Ah, però è bello, sono come gli occhiali di Silvio Pellico. Manda un attimo una fotografia di Silvio Pellico. No, ecco, questo è Silvio Pellico, che poi è uguale agli occhiali che teneva Camillo Benso Conte di Cavour. Sono piccolini, più o meno. Ah, amici, buongiorno, siamo agli sgocci, le ultime puntate, abbiamo sforato quest'anno perché di solito verso a fine maggio già chiudiamo, oggi siamo arrivati, abbiamo inoltrato due ciambone e maccheroni del mese di giugno. Inquadro un attimo a Ciccio, che praticamente, come si dice, c'ha la lingua da fuori perché giustamente, non ti preoccupare Ciccio, mo ti faccio mangiare la pappa, tranquillo. Allora, dobbiamo ringraziare i tantissimi cittadini al Tribunale di Matera che continuano a mandarci le segnalazioni, questo è il numero di WhatsApp, e quindi oggi ci dovete scusare se non riusciamo perché la trasmissione chiude, riprendiamo ad ottobre, quindi diciamo riprendiamo poi le vostre segnalazioni quando riapriamo. Però oggi mi è arrivata una bella segnalazione, bella per modo di dire, molto ma molto pericolosa, perché posso dire che a Matera, in una situazione del genere, un ragazzo con la moto è andato a finire in ospedale, mi sa che è successo 3 anni fa all'ultimo ponte, che poi c'è la strada per andare ad Altamura, però finalmente quest'anno l'hanno aggiustato, abbiamo fatto anche le puntate, non so se vi ricordate. Anche qui deve scappare il morto, altrimenti, cioè praticamente qua non se ne possono fregare di meno. Dove mi riferisco? Mi riferisco a questo ponte cavalcavia, possiamo lo definirlo così, di via Pietro Colletta. Oh, allora, questo è il ponte. Allora, ma secondo voi, io voglio, adesso, non so, mi rivolgo ad un perito, ad un ingegnere strutturale, pensi che al comune di Altamura l'ufficio tecnico sia fornito, sia munito di professionisti di una certa levatura, professionisti bravi, ma secondo voi, io mi rivolgo adesso al funzionario o al dirigente, no, dei lavori pubblici, lo so, sicuramente questo non è competenza del comune, perché siccome è una strada statale dovrebbe essere sicuramente competenza dell'ANAS, ma questo non vieta che gli amministratori comunali di Altamura e il sindaco, che è il primo responsabile della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini, non si renda conto, non faccia un sopralluogo qua e dica: oh, ma qua, ma è possibile che qua chi di competenza, l'ANAS, la regione, cioè dobbiamo stare in queste condizioni? Allora fa una letterina di intimazione e se nel giorno, nel giro di tot giorni non ripristinate il cavalcavia, allora sono cavoli amari, perché se scappa il morto a chi dobbiamo denunciare? Allora, Nunzio, il buon Nunzio già adesso, prima che lo dicessi io, siccome è bravo, ha fatto dei particolari, dei primi piani, no? Alle solette, no? Alla soletta, diciamo, di questo cavalcavia, cioè praticamente il calcestruzzo, il cemento armato è volato, non esiste più, è affiorato il ferro, no? Il ferro arrugginito, e chiaramente il ferro arrugginito senza solette di protezione non hanno più, diciamo, quella resistenza, non hanno più quel Wishenblon e Maccheron che devono avere i ponti, e quindi tra l'altro sono caduti anche dei pezzi, ma hai rinquadrato pure il ciclista, è stato fortunato, sono caduti anche dei pezzi, come si può vedere, si evince dalle immagini, e quindi si vede che questi pezzi non sono caduti nel cielo, sono caduti per terra, e quindi chi è che li ha presi? Sono stati fortunati magari che non passava nessuno, non è passata una moto, non è passata una bici?
Allora, siccome la situazione è abbastanza seria e comunque le responsabilità sono comunque degli amministratori locali, che poi dovranno adire nei confronti dei responsabili che devono effettuare la riparazione, quindi l'opera di consolidamento. E quando vi spicciate? Lo devo dire di nuovo a Gallo, che lui si interessa, assessore Gallo, consigliere Gallo, lo devo dire a Marrocco, al consigliere Marrocco. Allora, interessatevi un attimo, perché qua se scappa il morto poi farete una magra figura. Vabbè, è inutile dire che qua è uno schifo totale, cioè se anche la strada, se guardate la strada, cioè vedi. Quello che cos'è? Una pianta di liquirizi, cioè lì è un marciapiede, ma vi rendete conto che là non esiste più il marciapiede? Quindi un'incuria totale nella manutenzione anche del verde qui all'Altamù, cioè se è possibile che un cittadino deve attraversare la strada e poi deve andare lì, cioè marciapiede non esiste. E poi fammi concludere questa puntata, magari ci facciamo due passi che a 40 gradi fa sempre bene, sperando che Ciccio non si muove, ma sicuramente non si muove perché non è fesso. Allora, qua biciclette, in questa trovano la ruota qua dentro, vanno a finire in ospedale, e diciamo la ciliegina sulla torta, è questa, cioè questo non è un buco, questa è una voragine, questo significa mandare all'altro mondo il povero sfortunato che si trova ad andare a venire qua con la bici. No, ma questo a parte il fatto, vabbè, le bici, le moto di solito vanno sempre a bordo carreggiato, ma guardate qua, cioè, a parte che se ne vengono a pezzi, probabilmente qua hanno messo l'asfalto a freddo, come sempre, e qui, e questa proprio al centro, cioè Manuzio, ma ti rendi conto? Qua sono 10 cm di sprofondamento, e in più c'è anche il bordo del tombino, cioè ma io è una cosa veramente, ma io dico, ma i nostri amministratori si fanno un giro dentro Altamura, si fanno una passeggiata o stanno sempre dentro al comune a fare, sì vabbè, 30 capi non è parte. Infatti qua ci sono delle fotografie che gentilmente ci hanno inviato degli abitanti di 30 capille, ecco vedete come avviene, anzi no, come non avviene lo sfalcio dell'erba nel quartiere 30 capilli. Don Nunzio, lo so, tu hai ragione, muoviamoci, facciamo una manifestazione e vediamo un po' se riusciamo a risolvere anche questo problema dello sfalcio dell'erba in un quartiere relativamente giovane come quello di 30 capi. Vabbè, io concludo questa puntata velocissima, mi auguro che alcuni consiglieri di maggioranza e opposizione si rendano conto dello stato di fatto di questa strada qua, di questa via Pietro Colletti, veramente. Del ponte, cioè è veramente una strada da kamikaze, cioè chi veramente si vuol far del male, no? Venisse qua, che ha tutti diciamo i titoli, tutti i mezzi per poter diciamo andare a finire all'ospedale. Vabbè, io voglio concludere così questa puntata, ci vediamo, vabbè, siamo agli sgocci, ne sono rimaste pochissime, e poi ci sarà un'ultima puntata di saluti, e quindi poi ci vedremo prossimamente. Ok. Per oggi è tutto, amici Kikriki, salve buono.